cominciano ad essere numeri importanti quelli che siete riusciti a portare a casa per proteggere, insomma, chi lavora in prima linea. Oltre 2.500 mascherine stamattina sono arrivate nelle associazioni del volontariato, i primi in prima linea, soprattutto in questa emergenza contro il virus, e sono chiaramente ringrazio fortemente questi volontariati, perché questi volontari delle varie associazioni, perché sono coloro che hanno il primo contatto diretto insieme al 118 in questa emergenza. Oggi consegniamo queste mascherine a tutte le associazioni ed è fondamentale avere una boccata d'ossigeno, e questa boccata è arrivata anche dal Rotary. Noi era un po' di tempo che avevamo ordinato queste mascherine, che purtroppo sono state ordinate nel momento critico per tutti, però ora stanno iniziando ad arrivare, quindi insomma oggi abbiamo potuto fare questa bellissima consegna a tutte queste associazioni. Noi siamo quelle che in prima battuta, quindi andiamo sul posto e quindi non sappiamo mai poi dopo quelle che possiamo trovare. Oggi come oggi quindi dovremo sempre essere preparati a quello che può succedere, a quelli che si può trovare. Si è visto anche l'esempio di un incidente stradale che siamo andati e poi dopo l'autista è risultato positivo. Quindi la massima attenzione, e credo che almeno si stanno vedendo i risultati, che tanto attento, stante a casa, e noi diciamo sempre: voi restate a casa, noi restiamo al lavoro, perché è quello che è necessario. Questa donazione fa comodo, anche perché siamo una piccola associazione, quindi quello che viene è tutto di più. Noi le nostre attività tipiche, quotidiane che svolgiamo, tipo l'emergenza, va avanti normalmente, così come abbiamo aggiunto altri servizi sia legati all'emergenza Covid, e quindi delle ambulanze attrezzate per questa infezione, e i servizi di spesa e farmaci a casa. Quindi il contatto diretto con i cittadini, con gli ammalati e soprattutto a salvaguardia dei volontari, è fondamentale avere questi presidi. Fare il volontario oggi penso che abbia dei significati, diciamo, non dico più importanti, ma sicuramente ha più significati, no? Vabbè, l'aspetto sanitario sicuramente, ma c'è anche l'aspetto sociale, e mantenere queste distanze è sempre più difficile, però è necessario. Sì, è sempre più difficile, però è sempre più necessario, perché lo attestano anche i dati che vediamo, che stando a casa e mantenendo le distanze, in questo momento è l'unico modo per cercare di diminuire la diffusione di questo virus, e quindi di conseguenza ritornare più velocemente possibile alla normalità. Ci sono persone tra i vostri volontari, tra coloro che vanno nelle ambulanze, che scelgono di non tornare a casa per evitare di contagiare le proprie famiglie? Che scelgono propriamente di non tornare a casa, no, che decidono di rimanere qui per fare più servizi possibile, per essere più utili possibile alla popolazione, quello senza dubbio. A quante ore di turno? Insomma, tutta questa vicinanza della popolazione, insomma, le donazioni, qual è il sentimento che scatena? Sicuramente tutti noi operatori della salute, tutti quelli che operano nel settore dell'emergenza, hanno bisogno di più energie possibile in questo momento da spendere. Sicuramente questa è un'iniezione di energia non da poco, la riconoscenza che la popolazione dà, le donazioni stesse e la possibilità di lavorare in sicurezza noi, come tutti gli operatori della salute, quindi medici, infermieri, DOS, e allo stesso tempo rendere più sicure tutti i mezzi di soccorso, dove indirettamente anche qualunque utente che vi entra può evitare di essere contagiato. Paura c'è? Sicuramente sì. Però siamo consapevoli della possibilità di farcela sicuramente, e grazie alla preparazione, alla professionalità e protocolli, procedure che rendono possibile un lavoro più in sicurezza, un lavoro che dà sicuramente degli obiettivi migliori.